Buongiorno, sono Massimo Martina. Oggi prepariamo il fusillo napoletano con cacio, pepe e seppia. Gli ingredienti per 4 persone sono 250 g di fusillo napoletano, una seppia del peso di circa 250 g, circa 50 g di pecorino stagionato, la scorza di mezzo limone, lo scalogno, qualche foglia di alloro, qualche foglia di finocchietto selvatico, olio extravergine d'oliva, sale e pepe di mulinello. Benissimo, procediamo per preparare il nostro fusillo napoletano con cacio, pepe e seppie. Prima di tutto dobbiamo mettere a stufare la nostra seppia. Puliamo uno scalogno, lo tritiamo finemente. Bene, mettiamo subito il nostro scalogno in una padella un filo d'olio e lo facciamo appassire per qualche minuto. A questo punto possiamo procedere a pulire la nostra seppia che abbiamo precedentemente lavato e anche in questo caso la tagliamo a listarelle molto molto sottili, in modo che possiamo anche un pochettino accorciare i tempi di cottura. Immagino che uno ritorna magari a casa da lavorare oppure nella pausa pranzo di lavoro, non ha molto tempo, ecco, deve provvedere a preparare il suo fusillo napoletano, ma in un tempo breve. Ecco, andiamo a eliminare magari la parte più dura del fondo, invece tratteniamo i tentacoli pulendoli al centro dove c'è la bocca della seppia, tagliandoli in senso longitudinale. La nostra seppia è pronta, tagliata, non dobbiamo fare altro che aggiungerla allo scalogno e alzando un pochettino la fiamma la lasciamo stufare per almeno una decina di minuti, 10-15 minuti a seconda di quanto più o meno grande sarà il nostro pesce. Grattugiamo adesso la scorza di mezzo limone in modo che poi abbiamo questo aroma naturale. Possibilmente utilizzate dei limoni non trattati per andare a profumare un pochettino di più la nostra seppia e di conseguenza anche la nostra pasta. La scorza di limone è pronta, non ci resta altro che aggiungere alla nostra seppia che sta cuocendo e in questa maniera qua rimarrà a stufare per almeno un quarto d'ora. Bene, siamo pronti, l'acqua bolle, possiamo buttare il nostro fusillo napoletano e aspettare la cottura che sarà di circa un quarto d'ora. Benissimo, la nostra pasta è cotta, non abbiamo nient'altro che da metterla in padella, farla saltare con la nostra seppia e poi impiatteremo per terminare il nostro piatto. La nostra pasta è pronta, possiamo adesso impiattare. Una generosa grattata di pecorino stagionato, la macinata di pepe di mulinello, anche qui senza risparmio, una fogliolina di finocchietto selvatico, il nostro fusillo napoletano con cacio, pepe e seppia è pronto. Buon appetito!